Allora, ragazzi, Alvaro Morata, perché si sta chiacchierando tanto di un suo possibile, plausibile, eventuale riscatto. Devo dire la verità, in un momento in cui la Juventus perde anche Paulo Dybala, no? Come giocatore a tutti gli effetti della Juventus, allora bisogna iniziare a ragionare su quello che sarà il reparto offensivo della Juve, perché è vero che Vlahovic ci sarà, io mi auguro che ci sarà Chiesa recuperato a pieno regime, probabilmente Bernardeschi non ci sarà, Cuadrado dovrebbe essere rinnovato ma inizia ad avere una certa età, Ken ha un obbligo di riscatto ma che non fa fede a questa stagione bensì dalla prossima, Caio sarà ancora fuori, chi rimane? Ne rimangono pochi e quindi c'è Alvaro Morata. Il problema qual è? Che nella mia testa, a livello logico, pensavo fosse molto più sensato andare a rinnovare Paulo Dybala, che è tuo, il cartellino è tuo, lo gestisci te, piuttosto che andare a cercare un riscatto di Alvaro Morata. Poi, facciamo un passo indietro. Quanto costa Alvaro Morata? La Juventus ha già versato 10 milioni per il primo anno di prestito, quindi quello con Andrea Pirlo, altri 10 milioni per il prestito di questa stagione, sono già 20 milioni per due anni di prestito di Alvaro Morata, molto probabilmente non potrà allungare il prestito per via di alcune norme di regole FIFA che dovrebbero entrare in vigore proprio quest'estate, quindi siamo di fronte a un vero e proprio dentro fuori, on, off, in, out. Alvaro Morata verrà riscattato dalla Juventus, sì o no? La Juventus con l'Atletico ha un accordo, riscatto di 35 milioni di euro quest'estate per far suo il cartellino del calciatore. Perché queste cifre? Per un motivo, l'Atletico, furbi, hanno fatto questo ragionamento. L'Atletico prende in prestito Alvaro Morata dal Chelsea per 18 milioni di euro, ok? Dopodiché, dopo questi, mi pare, 6 mesi di prestito, o un anno e mezzo di prestito, ora non mi ricordo, ma poco conta, l'Atletico Madrid va a riscattare per 35 milioni il cartellino dell'attaccante. Cosa significa? 18 più 35, che fa 53, è quello che l'Atletico Madrid ha pagato per il cartellino di Alvaro Morata. Quindi 20 milioni di prestito della Juventus, rimarrebbero fuori altri 33 milioni per rifarsi completamente dell'investimento, e gli ultimi 2 milioni sono così, di bonus, che sono i 20 che abbiamo versato noi in questi due anni di prestito, come i 18 che avevamo versato loro all'epoca, più i 35 che sono stati il loro riscatto, che dovrebbe essere anche il nostro. Ora, lo dico subito così, io non pagherei mai 35 milioni di euro per il riscatto di Alvaro Morata, e lo dico da amante di Alvaro Morata, lo sapete bene quanto io stimi Alvaro come persona in primis e come calciatore in seconda battuta, e sapete bene anche che dall'acquisto di Vlahovic in poi sono sempre stato uno di quelli che considerava Morata uno degli imprescindibili là davanti, quando era a disposizione da giocare. Però c'è un però, Alvaro alla mia età è un 92, quindi iniziamo a essere vecchiotti entrambi, andiamo sulla trentina, io a luglio, lui mi pare ad ottobre, quindi stiamo ragionando su calciatori di 30 anni e stiamo ragionando su calciatore dove abbiamo già investito 20 milioni di euro. Andare a investire altri 35 significa pagare 55 milioni di euro a Alvaro Morata, e secondo me è un grande no. Poi, dall'altra parte, la Juventus riuscirà ad abbassare la richiesta economica dell'Atletico Madrid? Può essere, forse, chissà. Però adesso si apre un discorso un po' più ampio, perché il discorso è: quanto vale Alvaro Morata? O ancora meglio, quanto saresti disposto tu, tifoso della Juventus, a pagare Alvaro Morata? Perché 20 li hai già dati, Gli altri 35 che devono uscire adesso non sono il riscatto del cartellino di Alvaro Morata, sono 35 più i 20 precedenti. E allora, 35 più 20 fa 55. Per quanto mi riguarda, nella totalità, se vai a pagare Morata 35-40 milioni, a 30 anni hai fatto il tuo, anche perché non è normale che la Juventus vada a pagare esattamente quello che ha pagato l'Atletico 3-4 anni fa, 2-3 anni fa, al Chelsea, dove era già un valore altissimo, e quindi io capisco che l'Atletico Madrid voglia cercare di rientrare di questa spesa, dall'altra parte ci siamo noi che abbiamo il diritto e non l'obbligo di riscatto, e sembra un po' un'assurdità. Poi aggiungiamo che l'Atletico non sarebbe disposto in questo momento a trattenere Alvaro Morata all'interno della rosa, perché il Cholito Simeone comunque ha altri piani, ha altre idee, lo dimostra il fatto che l'hanno dato in prestito tranquillamente, quindi è un giocatore in uscita dall'Atletico a tutti gli effetti, è un giocatore ai margini del progetto, e quindi qua la Juventus ha una situazione di potere, per una volta al coltello dalla parte del manico. Il giocatore andrebbe volentierissimo a
disputare un'altra stagione alla Juventus, sarebbe ben felice di essere scattato dalla Juve dopo aver avuto anche qualche momento di sbandamento, l'ultimo a gennaio, dove non si sentiva più così importante, aveva detto anche un discorso di fiducia da parte dell'allenatore, di fiducia nei compagni di squadra da parte dei compagni di squadra. Poi l'arrivo di Vlahovic ha completamente modificato la situazione, ha galvanizzato Alvaro Morata, che l'ha riportato al suo status perfetto di attaccante Juve, perché nessuna squadra top penso che possa aggrapparsi ad Alvaro come vero e proprio centravanti, come vero e proprio puntiere, e questo per forza di cose apre una miriade di dubbi e di limiti legati a quello che è il valore assoluto del calciatore, che non è, non sarà mai uno dei primissimi al mondo, ma che è la spalla perfetta per tanti centravanti. L'anno scorso con Cristiano Ronaldo l'ha dimostrato, Alvaro Morata con un giocatore di fianco a lui fa la sua porca, porchissima figura. E quest'anno anche con Vlahovic è sembrato essere il compagno perfetto del centravanti, giocatore che si mette a completa disposizione di quelli che sono gli altri attaccanti. Ma non chiedetegli di fare gol, non chiedetegli di essere il terminale offensivo di una squadra che vuole puntare ad alti livelli. L'abbiamo visto anche al Chelsea, l'abbiamo visto anche all'Atletico, non è il suo caso, l'abbiamo visto al Real, dove era semplicemente una riserva. Con noi alla Juve ha fatto molto bene con Tevez, dove era lui, bene o male, che andava a finalizzare tanto, e Alvaro è un attaccante che se fa una ventina di gol stagionali in tutto, in tutte le competizioni, tanta roba, in Serie A, ragazzi, è un attaccante da una decina di gol a stagione, lo ha dimostrato tutte le volte, lo sta dimostrando anche quest'anno, ma il potenziale di Alvaro è alto. Quindi io sono assolutamente a favore del riscatto di Alvaro Morata, assolutamente, ma a cifre molto basse che si traducono in 40 milioni totali, e dato che 20 li hai già tirati fuori, all'Atletico dovresti chiedere uno sconto di almeno 15 milioni, che quasi quasi stiamo trattando sul 50% degli accordi di un paio di anni fa. Quindi se vai a pagare 35-40 milioni, quelli che saranno, Alvaro Morata, io ci sto. Se adesso quest'estate devi andare a tirar fuori quella cifra lì, non ci sto più, anche perché io ho fatto tante volte il nome di Raspadori, no, in queste settimane, dicendo che un giocatore con una prospettiva come lui, un giocatore talentuoso come lui, da costruirti anche in casa a questi livelli, che dovrebbe costare sui 35-40 milioni di euro, ecco, allora se devo proprio investire quella cifra, quindi 35 milioni come esattamente il riscatto di Alvaro Morata, allora preferisco darli su un ragazzo con più anni a disposizione. Alvaro è un 92, ragazzi, 92 è tanto, infatti anche quando si parla di Pogba, io Pogba lo riprenderei ad occhi chiusi, perché so che cosa può darmi, so che in un campionato come in Serie A può giocare in ciabatte, so che cos'è Pogba, però anche qua bisogna valutare tanto l'ingaggio. Poi, il diverso ragionamento su Dybala Morata sta tutto qui, Dybala andava a trattare il rinnovo su cifre molto molto alte, Alvaro quando arriva alla Juventus guadagnava qualcosa come 9-10 milioni di euro all'anno a Madrid ed è stato disposto a dimezzarsi lo stipendio, praticamente andando a percepire soltanto 5 milioni e mezzo di euro all'anno, che non è tanto, anzi è abbastanza negli standard della Juve, e probabilmente la Juve sta ragionando anche sotto questo punto di vista, cercare di ridurre i costi fissi annuali, quindi gli ingaggi, gli stipendi dei calciatori, per far sì che possano anche essere eventualmente rivendibili. Traduco, se oggi rinnovi Dybala a 10 milioni di euro all'anno e oggi riscatti Morata, che ha 5 milioni e mezzo all'anno, se arriva un'offerta per Dybala è difficilmente vendibile, perché poi la squadra che va a cercare di acquistare Dybala deve anche riconoscere al giocatore uno stipendio di quel calibro lì. È già il cartellino, più lo stipendio, è tanta roba. Diverso su Alvaro Morata, magari lo riscatti, ora non so esattamente come, quando, perché, quale sarà la cifra che la Juventus riuscirà a strappare con l'Atletico, però è anche vero che guadagna 5 milioni e mezzo all'anno e quindi è più facile. Quindi abbassare i costi di gestione, perché ormai non è più un discorso di valore di squadra, di valore dei cartellini della squadra, ormai tutte le società stanno ragionando sul far partire a parametro zero giocatori che vanno a prendere più di quelli che sono gli standard interni. Ogni società si è data una specie di salary cap. La Juventus l'ha piazzato sugli 8 milioni di euro che in questo momento percepisce De Ligt, meno percepisce Vlahovic, meno percepisce Allegri, tutti gli altri. De Ligt è il più pagato. Dybala stava cercando di diventare il più pagato ed è stato tagliato fuori. Quindi la Juventus sta molto attenta a questa cosa qui, e quindi avrebbe senso sì andare a riscattare Morata, soprattutto perché l'ha già pagato 20 milioni. Ma se poi devi arrivare alla conclusione che lo paghi 55, allora delle due ti conviene dire vabbè, ho pagato 20 milioni per coprire il buco 2 anni di avere un giocatore come Morata,
l'ho fatto, l'ho portato avanti, benissimo, adesso basta, adesso all'ora delle due vado su un altro profilo. Perché poi il discorso è sempre quello, la Juventus sta ragionando sull'autogestione finanziaria, sull'autosostenimento della società, quindi compro un giocatore, anche giovane, lo faccio crescere, lo faccio rendere, e poi se arriva l'offerta lo venderò a quello che è e ricominceremo. Però attenzione, la Juventus non può fare solo questo, la Juventus non può assolutamente essere in mano solo a ragazzi giovani, talentuosi, che vanno a inserirsi nel panorama calcistico a questi livelli per la prima volta. No, deve essere anche trascinata da giocatori che hanno esperienza, da giocatori che hanno già dato, da giocatori che sanno come si gestisce un'annata sportiva, perché ci saranno sempre, sempre, sempre difficoltà, e quindi ricercare di creare questo mix. Il riscatto di Alvaro andrebbe a incastrarsi proprio qui, perché Morata diventerebbe uno dei più esperti della rosa Juventus a 30 anni, che non sei vecchio, ma sei vecchio per gli investimenti nel calcio, investimenti a questi livelli e in queste condizioni attuali post-Covid, e diventerebbe un vero e proprio senatore della Juventus. Quindi sì, ma vediamo. Lo vedo abbastanza normale come cosa, al ribasso un giocatore così che non deve essere titolare ma ti aiuta quando qualcuno poi si fa male, non la vedo assurda, anzi io mi ero già espresso a favore di un rinnovo di De Sciglio al ribasso. È ovvio che non sono qui a dire vai, che bello, abbiamo rinnovato De Sciglio, però al ribasso e per uno che davvero, bene o male il suo lo fa sempre quando gioca, ma dovrebbe giocare 15, 10, 15, 20 partite all'anno, secondo me ci sta.